Setti, siamo qui con Io sono Fabrizio. Fabrizio, che è un driver di Amazon Prime. Prime Now. E Stefano Nutini, che è il compagno segretario del circolo Perucchini Tiberio di Zona 4. Stefano, come sta andando l'avvertenza? Come sta andando lo sciopero? Allora, da noi non c'è stata molta partecipazione. Stamattina siamo andati io e un compagno in presidio davanti al lavoro. Abbiamo appeso anche un manifesto dove ricordavamo anche ai lavoratori che Amazon siamo anche noi, che noi siamo un po' dimenticati nel Prime, un mondo dove i padroncini hanno deciso di intavolare, diciamo, un rapporto con i lavoratori a partita IVA, per lo più. Ci sono tre società dentro, tre o quattro, e noi, composta la società per il quale lavoriamo, è l'unica che ha i dipendenti assunti. Era importante anche stamattina ricordare a tutti quanti i lavoratori là, che probabilmente non se lo ricordano, perché anche non gli viene ricordato molto spesso, che noi facciamo parte di queste trattative e la cosa ci tocca. Grazie. Niente. Uno sciopero che coinvolge il 98% dei lavoratori, quindi mi sembra che c'è molta partecipazione. La partecipazione sia massiccia oggi. Invece Stefano, segretario del circolo di Rifondazione Comunista di Zona, perché siamo qui? Siamo qui perché il dato è bello, è stata costruita con pazienza e con determinazione questa iniziativa, che è la prima nazionale, che segna anche una bella adesione internazionale, è arrivata addirittura alla solidarietà dei lavoratori americani, e questa è una cosa bella per noi che pensiamo che l'internazionalismo abbia un suo senso, l'internazionalismo e la lotta di classe internazionale. Se pensiamo che questa è un'azienda, una multinazionale che nel 2020 ha triplicato i suoi profitti e che tratta in questo modo i lavoratori interni ed esterni, abbiamo qui il paradigma della nuova forma dell'accumulazione, l'accumulazione flessibile, che mette al lavoro ogni momento singolo, addirittura con la contabilizzazione di ogni momento. Sbaglio o voi dovete consegnare in 2 ore, giusto? Noi abbiamo le finestre di 2 ore per consegnare. La pressione c'è, anche se viene negata poi ai fatti, quando portiamo magari una trattativa, quando parliamo con le aziende, viene negato, ma di fatto la pressione viene fatta. In questi ultimi 2 mesi ci sono stati 2 incidenti, uno molto grave da noi, un autista si è rotto le costole. Ovviamente le aziende tirano sempre le mani indietro dicendo che noi siamo responsabili. Infatti è importante, secondo me, ricordare sempre agli autisti questo rapporto che c'è, dove sì, a noi viene fatta una pressione, dobbiamo garantire questo servizio in 2 ore. Come delegato sindacale, ricordo sempre a tutti quanti i lavoratori che invece non è importante fare le consegne in un limite, ma è importante farle bene, in qualità, in sicurezza, farle rispettando anche il codice della strada e rispettando quello che è anche la propria salute, in fondo, perché poi se ci si fa male non ci viene neanche riconosciuto questo. Grazie Fabrizio. Niente. Grazie Stefano. Al lavoro e alla lotta.